Salve a tutti, siamo con una bellissima ragazza che si chiama Eleonora. Eleonora, pensate, abita proprio qui nel Tridente, al centro di Roma, dove ieri c'è stato il casino, si può dire così, il caos e il saccheggio da parte dei tifosi del Feyenoord olandesi. Tu però mi dicevi non c'eri. No, io non c'ero, ero fuori Roma, però mi è stato raccontato che appunto hanno rotto la vecchia barca e nulla, cioè io ritengo che comunque sia una vergogna perché non... Anche la fontana, la fontana sì, di Piazza di Spagna, anche 2 anni fa. Anche 2 anni fa, mi ricordo, sotto casa mia appunto bruciarono tutte le macchine e fecero un gran casino. Infatti, pure con le manifestazioni politiche, no? Mi sembra, sì. Anche lì a Via del Babbuino. Tu dove abiti? Nella via Ripetta? Piazza Cavour, sì. Ah, quindi dall'altra parte del Tevere, diciamo, no? Ah, ho capito. Beh, così pure lì. Ascolta, cambiamo discorso, perché comunque tu hai 18 anni, quanti ne hai? 18. 18, compiuti, quindi alla grande. Quindi una diciottenne di oggi, no, come diceva Ramazzotti, i ragazzi di oggi, no, una diciottenne di oggi, spesso sta su internet. Sì, ecco, tu, su che? Il tempo. Televisione? Televisione, ormai poco. E, ascolta, su internet che siti frequenti? Credo Facebook. No, Facebook, YouTube, ma ormai si usa molto più il cellulare, ad esempio Instagram, questi social qua, tra virgolette. Tu fai parecchi selfie, ti fai? Credo di sì, perché insomma devi mettere in mostra la tua bellezza, no? Ma boh, sì, ogni tanto qualche selfie. C'è la moda adesso del selfie, anche il adesso Papa. C'è la moda del selfie, cosa? Anche il Papa si fa i selfie, no veramente, vanno le persone vicino al Papa, si fanno i selfie col Papa e il Papa ci sta. Ma tu senti un po', quindi che account hai? Dicevi su Facebook ce l'hai l'account? Su Facebook sì, ce l'ho l'account. Poi Instagram. Su Instagram, adesso si usa anche molto Snapchat. Snapchat. È un social dove tu mandi la foto e hai tipo un tempo per vedere, cioè la persona a cui la mandi ha un tempo per vedere questa foto che va dai 3 ai 10 secondi. E poi sparisce la foto. E quindi si mandate tutto proprio, cioè non è... Dice non so, vabbè, non è... Quindi per la privacy, l'avevo letto qualcosa, che è una di quelle chat che poi spariscono, no? Poi e quindi in certo senso, vabbè, quindi non si lasciano tracce anche di... Va bene, e YouTube mi dicevi invece lo frequenti anche? No. Che canali vai? Perché vai su YouTube? Perché, magari per... delle canzoni, dipende. Che musica? Musicali, Che musica ti piace? Un po' tutto, cioè dipende. Non è che la ho un genere. Preciso, la canzone che canticchi in questi ultimi mesi? Che ti ha fatto impazzire l'estate? No, mi piace. Un po' commerciale. Vai, di J-Ax e Nina Zilli. Ah, qual è? Come si chiama? Uno di quei giorni. Mettiamo il link qui su YouTube, poi si clicca, no? Perché sul video si clicca e si vede uno di quei giorni, Nina Zilli, J-Ax. Bella, sì. E i Dear Jack, li non ti piacciono? Sono venuti a Piazza del Popolo e saranno il 24 febbraio a Roma Est. Qualche altro cantante, rap? Rap, sì, mi piace. Fedez. Fabri Fibra, no? Fabri Fibra, sì, Fedez, Fabri okay. Fibra, questi qua. Va bene, Eleonora, allora, inquadriamo... Fai un tuo messaggio. Un mio messaggio? Mondo. No, ragazzi. Ancora presto. Ancora presto bellissimo. Per il messaggio al mondo. Allora, grazie, sei stata molto gentile. Grazie e a complimenti te. Complimenti a te che abiti qui e per la tua bellezza. Grazie mille, alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie, Eleonora, troppo gentile.